Se vi piacerà questo video, fate una bella cosa, fatemi un regalo personale, condividetelo su Facebook, iscrivetevi al canale. Grazie! Salve amici di TapRack Band, oggi parliamo di radiocomunicazioni. Parliamo di quelle radiocomunicazioni che si possono fare senza patente e senza grosse complicazioni burocratiche e che ci possono essere utili in una situazione particolare o in un apocalisse zombie. Diciamo che le radio che si possono utilizzare, come abbiamo detto, in modo semplice, tra virgolette, sono di due tipi. Sono gli LPD, che sta per Low Power Device, dispositivi a bassa potenza, che sono questi, e i PMR 446, che sono dispositivi già un pochettino più potenti, ma comunque sempre radioline di ridotta potenza e portata. Comunque, andiamo un pochino più nel dettaglio. Cominciamo dagli LPD. Questi si trovano di mille marche, anche schifose, nei negozi di software, si trovano della Brondi. Questo in particolare è un oggetto di alta qualità perché è un Intec, è un Talkman. Però qualunque oggetto che sia soggetto alla normativa degli LPD è un oggetto molto limitato. Molto limitato perché la normativa degli LPD prevede una potenza massima di emissione di 10 milliwatt, un centesimo di watt. Pensiamo ai vecchi baracchini, i vecchi baracchini CB, quelli della banda cittadina. I baracchini avevano una potenza di 5 watt, questa è una potenza di un centesimo di watt. Inoltre, le frequenze che questo usa, e anche questo, non si propagano via ionosfera, troposfera e segrate varie. Praticamente questi vanno esclusivamente in linea visuale per qualche centinaio di metri, perché è ovvio che con un centesimo di watt più di tanto non si fa. Però è comunque un'ottima risorsa. Due di queste, certo, non possono fare grandi lavori, possono fare da citofono da due estremi di una costruzione, possono tenere in contatto una persona che è andata a prendere l'acqua poche centinaia di metri più in là a un fiume mentre il campo è un pochino più defilato. Non hanno portate chilometriche. Io ho letto su internet o ascoltato video su internet dove persone dicono di averle messe nei kit, cioè con queste posso chiedere aiuto a 20 km di distanza. No, non lo puoi fare. Non lo puoi fare prima di tutto perché su questi 69 canali qui non c'è ascolto. Nessuno ti sta a ascoltare, a meno che tu non abbia dato la radiolina a un altro compagno del gruppo, un'altra radiolina uguale, per parlare a distanza di qualche centinaio di metri. Ma non puoi prendere questa, andartene nel bosco e se ti trovi in difficoltà perché ti sei distorto una caviglia, perché sei caduto in una forra e non ci riesci a uscire, eccetera, pensare di chiedere aiuto con queste, perché non ti ascolta nessuno. Anche se fossero non un centesimo di watt, ma 5 watt, non ti ascolta nessuno. L'altra limitazione è che per legge l'antenna non è smontabile. Quindi c'è questo seghino di antenna qui, non ci sono spinotti di antenne esterne e tale deve rimanere. Questo cosa significa? Che con questo seghino di antenna qui è ovvio che anche se c'è 5 watt tanto lontano non puoi andare. 5 watt non ce l'ha, quindi siamo nell'arco di una portata visuale di qualche centinaio di metri. Poi è ovvio che se io sono in cima a un palazzo di 15 piani sulla terrazza e l'altro che ha l'altra radiolina uguale a questa è in giro per le strade sotto, il fatto che io sia a 15 piani di altezza mi dà un notevole vantaggio. Non ci faccio 20 km lo stesso, nemmeno 10, nemmeno 5-6, però un po' di vantaggio me lo dà. Tutto questo cosa ci porta a dire? Che questi sono oggettini economici, perché questi costano poco, ma non possono avere una funzionalità così elevata. Certo, ripeto, questi in un apocalisse zombie possono comunque fare la differenza. Sopra come livello a queste, che sono gli LPD, ci sono i PMR 446, che fino a un po' di tempo fa richiedevano un versamento di 12 euro annui e una lettera all'ente territoriale per avvisare dell'inizio dell'attività. Ora questa cosa non c'è più, quindi i PMR 446 sono diventati liberi come gli LPD, però costano un po' di più. Costano un po' di più, ma valgono un po' di più. Questi 10 milliwatt, questi 500 milliwatt, antenna il doppio più o meno, questi hanno un'altra portata.
non 20 km. Per un motivo molto semplice, perché anche, anche le frequenze di questi non si propagano, quindi la curvatura della Terra mette a 5 km due utilizzatori che siano entrambi sul livello del mare, a 5 km sono dietro l'orizzonte l'uno per l'altro, e questo non ci arriverà mai. Il record di portata per questo, me lo sono scritto, il record italiano di collegamento è stato fatto il 16 luglio del 2006 con una distanza di 330 km, però dal Monte Cimone dell'Appennino, che è più di 2000 metri, 2200 metri, al Monte Canin in Slovenia, che è 2000 metri, e nel mezzo non c'è niente. Praticamente se avessi un telescopio dal Cimone vedrei il Canin. Ricordatevi che quello è un record in condizioni particolari. Nell'uso normale di questo si può contare su una portata di un paio di chilometri, che però comincia a essere una portata interessante. E poi se io sono in cima al palazzo di cui dicevamo prima, diventano anche di più anche in città, possono tenere in contatto il campo base con il gruppo che è andato a fare qualcosa, che sia in città perché c'è stata l'apocalisse zombie, o che sia nel bosco, in montagna, perché semplicemente stiamo facendo un campo con gli amici e ci stiamo divertendo, avere la possibilità di tenersi in contatto è sicuramente un'ottima cosa. Io ho una coppia di Intec MT5050, che sono due oggetti omologati per l'Italia, quindi con la potenza di 500 mW e con 8 canali. In più gli LPD viaggiano anche sui 69 canali dei PMR, quindi queste due radioline in realtà possono parlare. Ovviamente sui 69 canali dei PMR questo ha 10 mW esattamente come questo, per motivi legali. Ora affronto un argomento spinoso. Molti, approfittando del fatto che in Italia ci sono relativamente, si pensa che ci siano pochi controlli, in realtà ci sono, occhio, modificano queste radioline, perché la modifica è molto facile. Cioè, non so se riuscite a vedere questa specie di tappino qui, che in realtà è una sorta di non so cosa, di adesivo, che c'ha un buchino da una parte. Ecco, questo è una sorta di sigillo. Se io metto qualcosa nel buchino e lo strappo via, poi non ce lo posso più rimettere. Però scopro tre ponticelli di filo metallico. E se io taglio con un paio di semplicissime pinzettine, sblocco la radiolina e la trasformo nel modello estero, cosa che il sigillo SES io non ho fatto. Il modello estero di questa radiolina non ha più 500 mW, ma 4 watt, 8 volte di più, molti più canali, e è una radiolina che a quel punto vi consente delle radiocomunicazioni veramente serie. Vi consente anche di andare in galera, perché è un reato. Questa radiolina va con 5 batterie AA o 5 batterie ricaricabili nello stesso formato, e a fronte di un peso assolutamente non invasivo, 144 grammi batterie escluse, consente delle buonissime radiocomunicazioni in caso di emergenza. Io lo consiglio caldamente, mettetelo assolutamente nel vostro kit, non ci mettete un LPD, metteteci un PMR, o meglio due PMR, ma ricordatevi che anche sulle frequenze PMR, malgrado che ci sia stato un progetto che doveva partire eccetera, non c'è ascolto. Quindi se voi andate nel bosco con questa e non c'è qualcuno che ha l'altra entro 1-2 km, non avete risolto niente. Non avete risolto niente, perché comunque voi chiedete aiuto e nessuno vi sente. Alla prossima, cari amici del canale!